consegnata a Salvo Consoli in rappresentanza dei volontari catanesi la 20ª Candelora d'Oro, riconoscimento attribuito ogni anno durante la festa di Sant'Agata a personalità che si sono distinte nei campi delle professioni, delle scienze, della cultura, del volontariato e dello sport. Per me, ha detto Consoli, che coordina il gruppo di protezione civile del comune, rappresenta una grande emozione essere qui davanti alla città, alla nostra santa, al nostro sindaco, a ricevere questo riconoscimento che ci riempie di gioia per l'affetto che ci viene dimostrato. Per questo voglio dirvi solo grazie a nome di tutti coloro i quali hanno lavorato per far diventare il termine volontario una bellissima parola. Dalle emergenze affrontate dalla protezione civile durante le allerta meteo per freddo e pioggia, a quelle umanitarie legate al ricovero, all'assistenza e alla preparazione dei pasti per i senza fissa dimora, dall'impegno in occasione delle grandi festività popolari come quella di Sant'Agata, all'accoglienza dei migranti e in particolare dei bambini provenienti dall'altra sponda del Mediterraneo. Queste le motivazioni alla base della scelta, come ricordato dal sindaco Enzo Bianco, che nell'occasione insieme all'arcivescovo Monsignor Salvatore Cristina ha proceduto alla rituale accensione della lampada votiva in onore della patrona. Subito dopo, in piazza Duomo, l'omaggio floreale a Sant'Agata da parte dei vigili del fuoco e lo spettacolo di video photo mapping proiettato sulla facciata di Palazzo dei Chierici e i fuochi barocchi in piazza Duomo. Il volontariato ha un valore aggiunto quest'anno da sussidio anche ad una società in crisi? E vogliamo essere veramente lieti per questo gesto, per questa attenzione rivolta alle persone che operano nel volontariato, e questo deve significare che tutti vogliamo impegnarci in questo senso, tutti siamo chiamati a distinguerci per la solidarietà, per l'amore fraterno, per la carità, e questo ci rende davvero devoti di Sant'Agata. Sant'Agata per questo è particolarmente contento. Questa è la 20ª Candelora d'Oro e quest'anno non viene consegnata solo a una persona, viene consegnata a un gruppo di cittadini, di donne e di uomini catanesi che sono sempre pronti a partire, ad allargare le braccia per aiutare gli altri, per fare un gesto di generosità, che siano le persone che sono senza tetto e che rischiavano di morire dal freddo e non avere un pasto caldo, che siano i poveri a cui offrire un pranzo per Natale, a offrire un'assistenza ai migranti che arrivano ancora oggi, 700 nella nostra città, sempre pronti giorno e notte, a partire per la protezione civile, donne e uomini generosi che sono i cittadini esemplari della catena che noi vogliamo. È a loro che l'ho consegnata e per loro, a Salvo Consoli, il coordinatore dei volontari di protezione civile, che è uno di quelli che mette la sua vita al servizio di questa comunità. Grazie da parte della città a tutti questi uomini e donne straordinari. E quando ho saputo che davano questo riconoscimento ai ragazzi del volontariato di Catania, sono stato ben contento come vigili del fuoco, perché sicuramente rappresentano come noi quelli che poi materialmente ci mettono le mani, ci mettono la fatica e ci mettono il cuore, perché poi alla fine, quando bisogna intervenire e aiutare le persone che si trovano in difficoltà, c'è bisogno solo di questo. E quindi da questo punto di vista noi siamo molto vicini, ci mettiamo anche noi in coda, probabilmente un giorno riconosceranno anche a noi qua a Catania questo particolare riconoscimento, che è molto importante. Alla luce anche di quello che è successo nel centro Italia, in cui le forze dei vigili del fuoco insieme anche al soccorso alpino, al corpo della finanza, sono state proprio i protagonisti delle vite salvate, e avete anche nel vostro corpo dei volontari, se non sbaglio. Assolutamente sì. Le immagini che ci hanno restituito in questi giorni i mass media tutti, anche a livello internazionale, sicuramente hanno dato, diciamo così, alcuni aspetti di cose che non hanno funzionato bene, ma tante altre cose che hanno funzionato. Abbiamo salvato delle vite umane in questa circostanza, ma è il nostro lavoro quotidiano, e sicuramente sono momenti che ti ripagano di tutte le altre situazioni di difficoltà che comunque viviamo, in termini anche di risorse che vorremmo avere di più, ma per poter garantire un servizio migliore. Sicuramente ognuno con le proprie competenze possiamo mettere in gioco dei valori che possono consentire a questa società di migliorare più di quanto possibilmente l'ha fatto adesso.